parlerà proprio nel dettaglio, prenderà un protocollo, ad esempio, in particolare il VoIP, e vi farà vedere quali sono le tipiche problematiche del monitoraggio del mondo VoIP. In attesa che lui sia pronto, vi do un po' di numeri. Prima di tutto, noi stamattina ci aspettavamo 35 persone, ne siete quasi 100, quindi stasera ce ne aspettiamo 100-120, vediamo quanto facciamo. Quindi, siamo molto più su rispetto al nostro desiderata. Li stiamo stampando, vi anticipo comunque che c'è un hashtag ufficiale che è LD2016 Pesa, e potete twittare senza nessun problema. E niente, Guido è pronto, quindi passo la parola a Guido. Buongiorno, adesso voi per parlare un po' di VoIP, specificamente di telefonia. Il VoIP, come sappiamo, in un termine estremamente generico, si riferisce a qualsiasi metodo per la trasmissione della voce su protocolli IP. Quindi io mi concentrerò sull'aspetto telefonia. Il mondo della telefonia è un mondo che ha quasi un secolo di storia, quindi il VoIP arriva in un mondo già complesso che ha studiato le sue soluzioni e i suoi modi di affrontare una serie di problemi. Per esempio, ha già affrontato il problema della digitalizzazione della voce e della trasmissione digitale quando i fornitori telefonici hanno iniziato a usare sistemi packet switcher per passare la voce. Quindi nel mondo della telefonia si distinguono due esigenze correlate: quella del signaling, ovvero della trasmissione delle informazioni sulle telefonate, stabilire le telefonate, concluderle, segnalare stati di occupato, libero o anche cose più complesse, e invece l'aspetto del media transport, ovvero del vero e proprio trasporto delle informazioni. Per risolvere questo problema sono stati sviluppati parecchi protocolli sia nel mondo telefonia prima che poi specificamente nel mondo poi, alcuni aperti, alcuni chiusi, alcuni si specializzano su un certo tipo di sul signaling, alcuni sulla trasmissione dei dati. I protocolli chiusi ovviamente sono in genere protocolli integrati, fanno tutto, mentre i protocolli aperti si sono distribuiti. In particolare l'IP è usato praticamente da tutti gli altri protocolli che ho scritto per poi effettivamente trasmettere i dati voce. Io ora in questa presentazione, che per non prendere tutta la giornata, mi concentrerò su SIP e RTP, che sono diventati gli standard di fatto in quello che è il VoIP su internet, e SDP, che viene usato da SIP per stabilire come effettivamente trasmettere la voce. SIP sta per Session Description Protocol, RTP è Real Time Protocol, SDP è Session Description Protocol. Guardiamo un attimino i protocolli, come funzionano una carrellata. SIP è un protocollo testuale, quindi lavora in modalità testo, può usare sia il protocollo UDP che TCP e lavora in standard sulla porta 50-60. Le richieste sono composte da un'intestazione e da un corpo. L'intestazione contiene informazioni specifiche del protocollo SIP, quindi origine, destinatario, informazioni sul trasporto, mentre il corpo viene usato per integrare altri protocolli, in particolare SDP. Esiste la variante SIPS, protetta dal TLS, la quale però, siccome si passa solo informazioni e segnali, non protegge con cifratura i dati locali per la cosa finessa, solo i dati di segnalazione. Vi fa vedere che un pacchetto SIP, che insomma si vede la similitudine con HTTP o con SMTP, abbiamo un'intestazione in cui viene stabilito il tipo di pacchetto, il byte è quello che viene usato per iniziare la comunicazione, dei dati sul trasporto, da chi parte il pacchetto a chi va il pacchetto, e dei dati sul contenuto. Il corpo, come HTTP, contiene l'HTML, qui contiene SDP, e dà altre informazioni specifiche su come chi inizia la chiamata intende trasmettere la voce. Comunica l'IP del terminale, una porta che vuole trasmettere audio su una certa porta usando un certo protocollo e una certa codifica. È importante ricordarsi che appunto viene all'interno del pacchetto trasmesso il numero di IP e il numero di porta che si intende usare. L'RTP invece è un protocollo per il trasporto di dati real time, non è limitato all'ambito VoIP, può trasmettere anche dati video o altri dati real time. È un protocollo esclusivamente binario e lavora in UDP su porte dinamiche. Anche questo è importante saperlo. Per codificare i dati voce, ma anche i dati video, usano dei codec.
codec per quanto riguarda la telefonia vengono usati codec che erano già preesistenti nel mondo della telefonia. Ad esempio il rivolto del G711 è un qualcosa di stile, è stato standardizzato nel 1972 quando i carri telefonici hanno iniziato a usare i sistemi digitali di trasmissione. Nella fattispecie il 711 usava una modifica abbastanza semplice, 8 kHz, una bassa risoluzione, trasmette la voce, produce un flusso di 64 kbit al secondo, che una volta poi modificato nelle TP trasmesso sulla rete consuma in media da 80-85 kbit al secondo e produce 50 pacchetti per secondo. Questo è abbastanza importante perché è un altro fattore da tenere conto ed è un protocollo omnidirezionale. Qui, per rendere l'idea di come lavorano insieme questi protocolli, vediamo una richiesta, una richiesta al telefono di Alice che vuole telefonare al telefono di Bob, inviato un byte, il telefono di Bob inizierà a squillare, informa sempre tramite SIP al telefono di Alice che sta squillando, quando poi Bob alza il telefono lo comunica nuovamente al telefono di Alice, viene mandato l'acqua, viene stabilita definitivamente la comunicazione, viene aperto il flusso bidirezionale dati e la comunicazione quando con un apposito pacchetto va quando viene riattaccato un telefono. Qui possiamo dire che bisogna osservare due cose: intanto il flusso è bidirezionale, ma di fatto dal punto di vista networking abbiamo due flussi RTP completamente distinti per tutti gli apparati di rete che si trovano nel mezzo, perché appunto RTP è un protocollo monodirezionale. E l'altra cosa è bene far notare il generato per contatto il telefono di Alice sappia come contattare il telefono di Bob. Nella telefonia tradizionale tutti i telefoni sono attaccati alla rete telefonica e questo compito è demandato alla centralina telefonica. Nel VoIP è possibile anche che il telefono di Alice abbia una sua rubrica interna che è codificato come chi vuole raggiungere. Alternativamente il telefono di Alice può erogare un DNS anche semplicemente che ha le informazioni necessarie, oppure il telefono di Alice può essere collegato al centralino, può essere anche un asterisco per esempio, il quale sa come raggiungere Bob. Come sa il centralino come raggiungere Bob? Il protocollo SIP tra le sue funzioni per vedere un pacchetto register e tramite autenticazione eccetera può essere usato dai terminali per registrarsi presso il loro centralino che a questo punto li appina secondo le sue logiche e sa come raggiungere questo. La realtà, rispetto all'esempio che ho fatto prima, è molto più complessa. Qui ho fatto un disegno così per dare un po' un'idea delle complessità di come, di quali possono essere le complessità. Esiste la rete telefonica tradizionale da public switch e telephone network che non si intende esclusivamente i cavi di rame, si intende tutto quello che viene usato dai fornitori telefonici, quindi anche le ATM, altre forme di reti public switch, anche VoIP stesso può essere integrato dentro il PSTN. Semplicemente non è fatto in maniera del tutto trasparente a noi. Possono esserci, esistono fornitori VoIP che si espongono su internet e permettono appunto a noi tramite internet sistemi VoIP di esporci sulla PSTN o degli ATA, ovvero degli apparecchi che permettono di avere all'interno di un'azienda, per esempio, una rete VoIP all'interno e esporla però più su linee telefoniche tradizionali. Questa complessità per quanto riguarda il VoIP si manifesta soprattutto sull'uso appunto del NAT, come sappiamo è assolutamente presente ormai dappertutto, infatti una volta che i pacchetti lasciano le nostre reti non sappiamo cosa ne viene fatto, quindi bisogna tenere conto. Tutta questa complessità a causa delle problematiche si dividono in due macro categorie, possiamo dire. Una è quella in cui la comunicazione avviene, però la qualità non è soddisfacente o comunque scarsa. Oppure il caso in cui la comunicazione non avviene. Iniziamo a guardare un attimo il caso di scarsa qualità della comunicazione. In questo caso bisogna prima di tutto dire, come ho scritto, dipende dalla percezione umana, che non è proprio una cosa facilmente codificabile. Però esistono degli standard, uno è il MOS, che sta per Minimum Opinion Score. Originariamente viene codificato, si prendono degli ascoltatori che ascoltano delle telefonate, danno un voto da 1 a 5, delle 3 rappresenta la sufficienza, viene fatta una media e questo è un punteggio che viene dato. Oppure ci sono anche dei sistemi che osservando il passaggio dei pacchetti, le statistiche di rete, eccetera, traggono un numero
si chiama refactor, dal quale viene dato un voto, diciamo. Una cosa importante è che questi sistemi all'origine sono stati inventati non tanto per monitorare una rete in tempo reale, ma per dare un voto a specifiche tecnologie, quindi un codice telefonico, un sistema di trasmissione, quindi per essere usati nel laboratorio, diciamo, a monte della implementazione. Quali sono i fattori di rete che danno più fastidio al volte? Che ho scritto latenza, jitter e perdita di pagamento. Chiaramente il VOD genera questi 50 pacchetti per secondo con una cadenza precisa. Se questi pacchetti vengono ritardati troppo o spostati, arrivano fuori ordine, è un problema per la ricostruzione dei dati. La latenza è considerata confortevole sotto i 250 microsecondi, oltre il 20 secondo di latenza siamo decisamente oltre la possibilità di comunicare normalmente. Queste sono condizioni che lo sappiamo, in rete sono sempre un po' presenti. L'altro problema invece è problemi dovuti alla codifica o alla trascodifica dei pacchetti. Quando noi facciamo una telefonata, il nostro telefono dopo, per esempio, fa una codifica, poi per insudarsi il centralino decide di trasmettere con un altro sistema, un'altra codifica e così via, tutti i passaggi che quasi mai sono tutti sotto il nostro controllo, oltretutto. Quindi tutte queste trasformazioni, specie quando sono coinvolti sistemi di codifica compressi, ogni codifica causa la riduzione della qualità della voce, che può essere anche significativa alle volte, e quindi si può arrivare anche a voce. I problemi che si manifestano in questi casi sono voce robotica, oppure se specie di problemi di rete sono particolarmente forti, voce rotta o silenzio o lunghi silenzi. Possibili soluzioni. Chiaramente rimane essenziale che le reti in cui i pacchetti VoIP devono passare non siano congestionate, e con particolare VoIP non usa tanta banda, quindi non è un problema tanto di banda quanto appunto di ritardo, di latenza, di jitter o di perdita di pacchetti. I codec che si usano in telefonia fin dalle loro origini, comunque siccome sono problemi che esistevano anche nel 1972, hanno delle risorse con cui mitigano nella ricostruzione dell'audio questi problemi, finché questi problemi non hanno dimensioni eccessive. È importante sapere, ricordarsi della latenza, visto che appunto abbiamo questi limiti abbastanza ristretti, impone un limite alle lavorazioni che ai rimbalzi in rete che possiamo far fare ai nostri pacchetti. Quindi è possibile, per esempio, limitare o annullare anche il problema del jitter usando delle wafferizzazioni che però vanno ad aumentare la latenza, quindi io spendo latenza per ridurre il problema del jitter. Chiaramente questo può essere fatto fino a un certo punto. Per quanto riguarda i problemi di trascodifica, l'unica soluzione a cercare è quindi possibili. Ti faccio una domanda, sì. Perché secondo me stanno facendo, cos'è il jitter? Il jitter è giusto, e praticamente la latenza vuol dire che i pacchetti ci mettono un certo tempo a viaggiare da un estremo all'altro della comunicazione. Il jitter è questa variazione di latenza, cioè i pacchetti vengono generati, cadenziati, precisi dal telefono, ad esempio. Siccome i pacchetti possono, dagli apparati di rete, essere ritardati in maniera diversa, i vari pacchetti non arrivano con la stessa cadenza, ma arrivano con cadenze variabili o addirittura fuori ordine. Questo per la ricostruzione dell'audio è un problema. Con dei jitter buffer, appunto, cioè bufferizzandoli, io ovvio il problema, perché a quel punto vengono poi rielaborati con la cadenza giusta. Questo è chiaro? Quindi ecco, dicevo, per quanto riguarda la trascodifica, l'unico problema è cercare di evitarle entro il possibile sugli apparati di programma. Poi c'è l'altro problema, cioè l'assenza di collegamento. Può avvenire per il semplice motivo che non è proprio possibile collegarsi, quindi se è andato giù, fai una la connessione. Può succedere ai vari livelli della comunicazione, per esempio può accadere che la comunicazione a livello di SIP, quindi di stabilire il canale, inizialmente funziona, però poi i due estremi non si mettono d'accordo su una codifica comune dell'audio. In questo caso non viene stabilita la telefonata. In queste situazioni la segnalazione all'utente di solito è un tono di occupato, di congestione, configurabile nella maggioranza delle aziende. Ci sono poi i casi in cui si ha la telefonata viene stabilita a livello logico, però si sente l'audio monodirezionale, vuol dire che non sente la funzione, non si sente nulla, perché c'è stato un problema di rete,
SIP ha fatto il suo lavoro, però poi la connessione a livello dei pisci di trasmissione effettiva dei dati non è avvenuta. Questo perché succede? RTP è, come abbiamo detto, usa un protocollo UDP, un range di porte variabile molto ampio. Quello è uno standard, è quello che comunemente viene usato, però non c'è una verità. Quindi questo che succede? I firewall, chiaramente NAT, firewall non gradiscono per nulla questa cosa, perché fanno passare solo le comunicazioni che sanno che devono passare. Gli arrivano improvvisamente i pacchetti su una porta strana, su cui non se l'aspettano, e loro bloccano. Quindi cosa si può fare in questi casi? Chiaramente se abbiamo il controllo del nostro router, del nostro firewall, possiamo fare delle direct. Laddove è possibile non di tutto il range, andremo sui nostri apparati telefonici, centralino, stabiliremo un range più piccolo, più proporzionale al volume di telefonate che intendiamo gestire, e faremo delle direct dirette. Dove è possibile anche gli apparati, siccome nel pacchetto SIP viene trasmesso l'indirizzo IP del singolo telefono, del singolo centralino, quindi sicuramente l'indirizzo IP interno alla rete. Esistono anche la possibilità di proxare, ovvero un NAT può leggere dentro i pacchetti SIP e correggerli al volo, però è una tecnica piuttosto pesante e anche non troppo comune, comunque però NAT è un po' più all'alto. Quindi la cosa migliore, se l'apparato lo permette, dire all'apparato qual è l'apparato, qual è il VPN esterno, così l'apparato è spiegato direttamente quello. Oppure esiste il semantic RTP, ovvero l'apparato nella comunicazione SDP, usa un po' il trucchetto, e fa in modo che la comunicazione avvenga in RTP sulla stessa porta a entrambi gli estremi. In questo modo il firewall, vedendo uscire pacchetti su quella porta, se non è un segnale di NAT, perché si va su complicato, se entra nei dettagli del NAT un po' complicato, però per molti NAT questo trucco permette di aprire, di lasciare aperto anche il canale di entrata sulla stessa porta. Se no, dove queste soluzioni non bastano, queste soluzioni di solito sono sufficienti se vogliamo, abbiamo un telefono, un piccolo centrale all'interno che deve solo parlare con il nostro fornitore di servizio di internet, di solito bastano queste tecniche. Se però non ci bastano, esistono due cose, come PUN, sono due sigle che sono scritte perché tutta la memoria, Session Transversal Utilities for NAT, Traversal Utility Relays around NAT. Fondamentalmente SPUN è un server esterno che ci permette, tramite un dialogo, di analizzare la nostra connessione, monitorare la rete su cui siamo e intervenire per una situazione di congestione o di eccessivo traffico. I centralini possono, i telefoni, nelle loro operazioni normali, VoIP, osservano la loro raggiungibilità reciproca, quindi si può configurare un apparecchio, qualcosa, tipo anche un altro, per esempio, per interrogare il centralino e sapere qual è la situazione. Esistono standard appunto che monitorano nel tempo reale delle factor, i flussi VoIP, sono sistemi un po' pesanti, tanto un po' VoIP, però esistono, sono sistemi un po' pesanti, ma non solo per le più grosse installazioni, diciamo. E poi è essenziale configurare direttamente il logging, laddove è possibile, come tutti gli apparati VoIP sono poi malleabili, non ci piacerebbe, per avere appunto indicazioni, specie in analisi posteriori di quelle che si sono verificate. Ecco, io vi ringrazio, se avete delle domande.